Allora, siamo insieme all'assessore alla cultura Nunzia Nigro di Monte di Procida e anche quest'anno Monte di Procida farà parte attiva di questa iniziativa enogastronomica che si chiama appunto Malazè, giunta alla nona edizione. Come vede, assessore, Malazè nell'ambito proprio della promozione territoriale? Malazè è un grande contenitore, sicuramente è un momento importante per la sponsorizzazione dei Campi Flegrei. Anche Monte di Procida quest'anno comunque partecipa, ha partecipato e comunque ha nella programmazione la partecipazione. In realtà noi crediamo molto in questo progetto e soprattutto pensiamo che il territorio va valorizzato. Grazie assessore, quindi grande partecipazione dal 6 all'11, ci saranno comunque degli itinerari appositi, ci vedremo. Un invito che lei vorrebbe fare proprio alla popolazione in rapporto a questo evento? Io invito la popolazione a partecipare perché ritengo che molti eventi sono importanti ma devono essere partecipati, perché soltanto con la partecipazione si dà valore al territorio. Allora, siamo insieme anche all'assessore Franco Fumo del comune di Pozzuoli, che si occupa appunto di cultura e di turismo. Pozzuoli, diciamo, è il paese nativo di Rosario Mattera e anche quello che ha fatto da perno per tutte le manifestazioni che poi sono dilagate nei Campi Flegrei. Come vede a distanza di 9 anni questa iniziativa? È stato un grande intuito da parte di Rosario Mattera di creare questo contenitore che praticamente da 9 anni sta veramente monopolizzando in questo ambito le attività culturali, perché questa è cultura, la riscoperta del territorio, le risorse del territorio. Noi abbiamo un territorio straordinario dal punto di vista proprio delle risorse della terra, del mare. Quindi questa operazione che va sinergicamente ad unirsi ad altre, come la valorizzazione dei siti archeologici, la valorizzazione di questa terra straordinaria. Noi siamo su una terrazza ma quello che colpisce è questa natura straordinaria. Fra altre cose, noi con Monte di Procida e Bacoli sinergicamente stiamo mettendo in campo delle azioni, perché il brand vincente è i Campi Flegrei. Se noi pensiamo a chiuderci nei nostri comuni e ad ipotizzare percorsi più o meno importanti senza coinvolgere l'intero territorio, noi non facciamo il bene delle nostre terre, ma avremo un orizzonte molto, molto, molto limitato. Noi abbiamo fatto un distretto turistico che è l'organizzazione proprio territoriale di tutti i paesi dei Campi Flegrei che si affacciano al mare, quindi è escluso Quarto, noi Bacoli e Monte di Procida, e questo ci servirà per attingere alle risorse il settennato 2014-2020, che praticamente si prevede che per quanto riguarda turismo e cultura grossi finanziamenti. Noi dobbiamo puntare su questo, queste sono le nostre fabbriche, e se non facciamo questo facciamo male alle generazioni, mi permetto di dire, la nostra generazione già l'avete inguaiato, speriamo. Sono d'accordo. noi incrociamo le dita anche noi come amministratori. Grazie.